Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un articolo davvero molto glamour, alla moda ma allo stesso tempo anche con quel sapore tradizionale, artigianale e dallo stile barocco. Curiosi di sapere di cosa parliamo? Armatevi di nappine, specchietti, pompon, ago, filo, uncinetti, cotone e soprattutto tanta creatività. Parliamo delle borse in paglia. Analizziamo in tutto il suo splendore la nostra borsa o coffa che sia, in palma naturale, eccola qui, la vedete perfettamente intrecciata in modo tale da dare quel giusto sostegno e quella giusta rigidità che una borsa del genere ovviamente richiede, con manici corti, classici appunto di una borsa del genere, in sisal. Parliamo ovviamente di un prodotto realizzato a mano, quindi artigianale, con tutte le sue piccolissime imperfezioni che però la rendono unica, quindi se vedete ecco qualche filamento oppure qualche parte di palma non perfettamente intrecciata è ovviamente simbolo davvero di artigianalità che un prodotto del genere richiede e che di conseguenza rende anche unica la vostra creazione. Analizziamo però adesso quelle che sono attualmente le due misure presenti. Ovviamente la differenza della larghezza che vediamo qui adesso varia a seconda che i manici siano più ravvicinati oppure un po' più lontani, perché ovviamente insomma ecco può variare. Così, quindi con i manici un po' più ravvicinati, la larghezza è di circa 50 cm, mentre l'altezza è di 34 cm. L'altezza dei manici è di 8 cm, pertanto insomma diciamo l'altezza totale della borsa è di 27 cm e lo spessore dei manici invece è di circa 1 cm. Analizziamo invece adesso anche l'altra variante. Essendo più piccola e di conseguenza anche un po' più rigida, come potete vedere la distanza tra i due manici è maggiore e pertanto la larghezza è di circa 28 cm, mentre l'altezza di 25. L'altezza ovviamente senza manici sarà di 21 cm e l'altezza dei manici invece di 7,5 circa. Per quanto riguarda lo spessore resta lo stesso, vale a dire 1,5 cm. Davvero molto bella anche questa, un po' più rigida e un po' più sostenuta dovuta proprio alla sua dimensione. Queste borse ovviamente fanno subito pensare alla classica coffa, meravigliosa coffa siciliana, detta anche cuffino a seconda della borsa o della provenienza regionale. Tempo veniva utilizzata per essere riempita con della paglia e poi trasportata direttamente dagli asini, invece adesso è diventato un vero e proprio articolo glamour, rilanciate già qualche tempo fa da niente poco di meno che Dolce & Gabbana. Infatti, come potete vedere, anche loro si sono divertiti davvero tantissimo. Ce ne sono alcune davvero molto semplici e altre decisamente più laboriose, con un prezzo sicuramente incredibile. Questa che state vedendo adesso, ad esempio, costa intorno ai 3.400 euro. Ecco, adesso potrete finalmente realizzarla voi, a vostro piacimento, a vostro gusto, con tutti gli articoli, come vi dicevo, pompon, nappine, ricami che potete trovare sempre sul nostro catalogo Tessiland. Quest'anno sono state nuovamente riproposte anche da Zara, ce ne sono davvero di diverse tipologie, quindi è un articolo che davvero non può mancare se volete essere alla moda, da sfoggiare durante le vostre passeggiate estive, che sia sul lungomare, per chi ha la fortuna di vivere sul lungomare, sicuramente con un articolo del genere potrete essere a braccetto con la moda. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri nuovi articoli, nuovi riassortimenti, nuovi colori, su tutte le nostre novità. E noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!